Ecco qua cosa mi sono presa. Abbiamo un cacao grande, poi anche un biscotto che sembra essere strabuono. Adesso assaggio il tutto. Мне не нравится вот так вот, как надо, чтобы он был, мне кажется. Ниже? Ну, типа, да. Или вот так, типа, у меня селфи-палка в руке. Не, не надо так. Мотор, камера, погнали. Ciao amici, sono qua con il mitico ragazzo russo di cui vi parlavo. Ovviamente lui non parla italiano, per cui parlerò solo io. Adesso vi racconterò un po' come cosa abbiamo fatto a Capodanno, perché alla fine l'abbiamo passato insieme. Questo qua sarà un po' uno story time. Cosa abbiamo fatto quindi? Io non capisco mai cosa ti devo dire. Tu attacco sì, però sto tipo. Siamo andati in una casa di campagna di un suo amico. Siamo partiti tipo il 30 di dicembre. Siamo andati in macchina, eravamo io, lui, suo amico, la ragazza del suo amico e poi un altro ragazzo, quindi eravamo in cinque. La sera siamo arrivati lì in casa, che faceva freddissimo, letteralmente si gelava perché ovviamente non c'era il riscaldamento ancora. Abbiamo passato tipo tutta la sera del 30 a accendere tutto e a far funzionare tipo il camino e tutte queste cose qua per non gelare dal freddo. Il 31 ci siamo svegliati, abbiamo fatto colazione e siamo andati io, lui e il suo amico a tagliare l'albero da fuori e a predire rascaso, questo mi vuole tipo. Io e lui abbiamo allestito l'albero di Natale, abbiamo iniziato tipo a cucinare, abbiamo fatto un tavolo, era abbastanza carino, devo dire. Fatto sta che non c'era il bagno in casa e quindi non c'era neanche la doccia tipo per lavarsi. Però c'era la sauna russa che si chiama Bania. E erano tipo le 10 e abbiamo iniziato ad andare lì a lavarci. È andata la ragazza, poi siamo andati io e lui. Alla fine Capodanno, cioè tipo proprio il passaggio dello 00, l'abbiamo passato lì. Poi siamo usciti, sono andati gli altri, quindi effettivamente non è che siamo stati tipo seduti ad un tavolo insieme a festeggiare Capodanno, anche se era tutto pronto, perché appunto dovevamo andare a lavarci, quindi questo. Vabbè, siamo usciti, eravamo puliti, abbiamo mangiato e questo ragazzetto qua aveva sonno. Voleva andare a nanna e quindi io ho detto vabbè dai, vado anch'io a nanna perché non lo lascio da solo. Dovete sapere che lui mangia e dopo che ha mangiato deve andare a dormire. Sempre così. Questo è stato il nostro Capodanno insieme. È stato bello perché comunque ho conosciuto i suoi amici, ho conosciuto dei ragazzi russi doc. Perché comunque tutti i ragazzi russi portano solo le cose dell'Adidas. Все. Всем пока, всех с Новым годом. Любите маму, любите папу. До свидания. Abbiamo letteralmente rubato questo coso, non so come chiamarlo. Ha un bambino a caso. Ci stiamo giocando noi. Bellissimo. Что за тачки? Ciao amici, sta nevicando di brutto. Io sono con la mia amica che è venuta qua da Mosca a trovarmi. Cioè, 8 ore di viaggio si è fatta. Fuori fa freddissimo. Oggi vi porterò un po' con me nella nostra giornata insieme. Le farò vedere un po' Vologda. Ok, mi sta entrando tutta la neve negli occhi e farò vedere Vologda anche a voi. Non riesco più a vedere perché ho tutta la neve negli occhi. Ciao! Sono uscita dagli occhi.
questo momento sto portando la mia amica in centro città, dove ci sono tutte le decorazioni di Natale, quindi vi farò vedere un po' anche a voi. Devo dire che negli ultimi giorni faceva molto molto più freddo, cioè adesso ci saranno tipo meno 20 gradi. L'altro giorno c'erano meno 33 gradi, quindi faceva veramente freddissimo. Adesso fa freddo, però è fattibile uscire di casa. Camminando nella neve, letteralmente. Qua siamo arrivate nella piazza principale di Vologda. C'è l'albero di Natale che, siccome è ancora abbastanza presto, comunque non è buio, non è ancora acceso, però la sera è illuminata, molto molto carino. Là in fondo invece ci sono le sculture di ghiaccio che adesso ci avviciniamo, vi faccio vedere meglio, sono molto molto belle. Ecco qua le sculture in ghiaccio più da vicino, adesso ve ne faccio vedere un paio. Ci sono pure i cavalli e i pony sui quali si può fare un giro, soprattutto per i bambini, super bella come idea. C'è uno scivolo in ghiaccio per bambini, però anche noi siamo delle bambine, quindi adesso andremo lì a farci un giro, se ce lo fanno fare ovviamente. Ciao amici, buonasera, eccoci di nuovo qua, sono le 22:22, stiamo andando al cinema a vederci un film russo, non so quanto sia natalizio, però è tipo una seconda parte di un film strabello che avevo già visto, quindi top. Come vedete si è fatto buio e quindi ci sono tutte le luci accese, tipo tutte le decorazioni che prima nel pomeriggio erano spente, quindi adesso vi farò vedere un po'. Siamo in ritardo, quindi stiamo un po' correndo, infatti ho tipo il fiatone, però ho messo la sciarpa, quindi non ho freddo e sono a posto. Ci siamo prese il popcorn, quello dolce al caramello che io stra amo, e poi ci siamo prese una Sprite grande, sì, non è quella originale, perché l'originale non c'è più. Amici, yeah! Siamo appena uscite dal cinema, mi è piaciuto tantissimo il film, super super bello. Adesso è circa l'una di notte, credo, stiamo andando a fare un giro per la Vologda serale. Ho davanti a me l'albero, quello che vi ho fatto vedere prima, però illuminato, quindi tutto strabello, non c'è nessuno. Non fa così freddo come prima, quindi top. Guardate che bello, adoro. Abbiamo appena realizzato che la scivola sarà tutta nostra.